Buonasera. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Oggi è una puntata particolare perché è l'ultima sera di quest'estate dove l'imprenditore e gli altri vi daranno fastidio. Diciamo dal prossimo lunedì sarete liberi, liberi di poter guardare tutti i canali a vostra disposizione, perché l'imprenditore e gli altri riprenderà a settembre. Quindi oggi serata particolare. In mia compagnia, come sempre, e direi ormai da sempre, il direttore responsabile della testata giornalistica, diciamo di Cusano Italia TV e di Radio Cusano Campus e di tutto il resto, il Buonasera nostro Bandecchi. Gianluca Fabi. Buonasera. Dopo 39 puntate, il numero l'ho detto giusto. Giustissimo. Perfetto, è stato bravo. D'altronde sono diventato bravo, Ha bravo, bravo. studiato, sì. E poi, per ultimo, come mi ricordo quando vedevo Gulp Fumetti in TV, che era per ultimo Alan Ford, Alan Ford. che di tutti è il più bello, lui sta lì proprio per questo, è nel gruppo TNT. Nel nostro caso, invece, l'ultimo è il rettore. Lui veramente da sempre, dalla prima edizione Sì, lui dell'imprenditore. da sempre. Sì, Dalla prima della edizione, prima. dalla prima Non sono puntata. mai mancato, Bandecchi. Dalla prima Questo. puntata, dalla Ma prima poi quella puntata. stagione tutti i giorni andavate in onda, quindi. Tutti i Pasqua, Pasquetta, sì. Quell'edizione Abbiamo fatto tutte. è stata Straordinaria. da non ripetere, però No, direi. assolutamente. Da non ripetere perché ci è già bastato, insomma, quello che abbiamo avuto. Bene, siccome con noi ho il primo ospite, l'onorevole Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della Salute. Ah, ecco, C'è. no, perché prima mi dicono c'è, non c'è, perfetto. Lo facciamo entrare. Eccolo. Buonasera, Buonasera a buonasera voi. onorevole, buonasera. Beh, tanto per cominciare la ringraziamo perché lei è stato anche uno dei nostri primi ospiti diciamo, nell'esordio di questa trasmissione, quando eravamo tutti chiusi in gabbia e lei, insomma, aveva un lavoro anche abbastanza stressante, oserei dire, in quel momento, perché diciamo Covid fase prima, Covid all'inizio, lei vice ministro, nonostante questo, noi ci siamo diciamo onorati di averla ospite. Quindi la ringrazio stasera e la ringrazio anche per quella prima volta. Ci Si è bloccato. sente? Non è emozionato, si è Si bloccato. è bloccato, perfetto. No. No, Ah, no, adesso. no, adesso si è ripreso. Adesso, ecco, ecco. Si era bloccato un attimo, sottosegretario. Ci scusi, allora. Ci sente? Sente, Non Sileri? ci sente. Non ci sente, ecco, non ci sente. E allora riproviamo a richiamarlo nuovamente. Intanto Bene, c'è signori. una notizia Sì. importante. È stato dato via libera dell'AIFA al mix di vaccini. Prima dose AstraZeneca, seconda dose Pfizer o Moderna. Questo è il. Però ero capace anch'io di fare sta cosa. Ci sono rimasti solo due vaccini, Il voglio dire. binomio Oh. da fare. Ecco. E invece per quanto riguarda il Johnson, che informazioni Il abbiamo? Johnson è uscito di scena anche per gli under 60, da quello che si sa. Come? Allora, andiamo un attimo, con calma. Come è uscito di scena anche per gli anni 60? Allora, il Johnson. No, no, il Johnson non è uscito, scusate, sbagliato io. Non è uscito di scena per L'AstraZeneca è uscito di scena. E l'AstraZeneca è uscito per gli under l'ha 60. confermato Il anche lei. Johnson è monodose, quindi. Ma il Johnson però, che ha gli stessi principi dell'AstraZeneca, anche per il Johnson, se non sbaglio, è stato consigliato under 60. Ma consigliato forse. Non vorrei Bisogna sbagliare, però. Mi verificarlo questo aspetto, sì. sembra che è stato consigliato anche lui. Vabbè. Sicuramente AstraZeneca è Il stato sottosegretario ce fortemente. l'abbiamo? Sì, allora di nuovo noi. Sì, io ci sono. Eccoci. Eccoci qua. Allora, avevo fatto un bel discorso anche quasi intelligente, però lei sentiva quello che dicevo? No, non ho sentito. Ok. E allora ho detto che la ringraziavo perché lei è stato nostro ospite nelle prime puntate, quando in quell'occasione non solo era vice ministro della sanità, ma insomma il Covid era proprio una novità assoluta e c'erano delle situazioni, direi, completamente diverse da oggi. Però l'ho ringraziata perché lei è stato presente anche in quelle occasioni nella nostra trasmissione. Grazie a voi della fiducia, a dire il vero, almeno. La fiducia, guardi, credo che lei è uno dei pochi politici italiani, lo devo dire, al quale credo che gran parte degli italiani, anche italiani che non hanno votato il suo partito, credo che questi italiani le danno comunque fiducia, perché lei si è presentato in maniera, uso un termine non proprio idoneo, ma direi pulito, pulito da
situazioni politiche e da ideologie politiche, si è presentato da medico. E quindi, siccome si è presentato da medico, e anche inizialmente non dobbiamo mai scordarci che lei ha avuto anche il Covid, quando è stato uno dei primi ad andare in Cina a prendere i nostri concittadini, che insomma, voglio dire, lei se l'è vissuta tutta questa storia. E poi tutti hanno avuto sempre l'impressione che lei l'abbia vissuta con intensità e mettendoci quell'anima che solo un medico vero, un professionista, sa mettere nei confronti di un paziente. E qui basta, perché sennò sembra che mi ha mandato 500 euro oggi. Vedete, poi mi commuovo davvero. Infatti. Senta, passiamo alle domande serie, invece quelle vere. Che cosa ne pensa lei di questa confusione che, diciamo, un po' c'è stata nella comunicazione sui vaccini, che adesso ha fatto sparire di scena l'AstraZeneca così all'improvviso? E secondo me, parere mio personale, non abbiamo fatto un capo di lavoro in questo, insomma. Diciamo che l'AstraZeneca secondo me ci poteva ancora servire. Però questa è una mia idea da cittadino. A lei la parola. Beh, allora, i vaccini a vettore virale, soprattutto ampliandone l'utilizzo nelle fasce di età più giovani, hanno mostrato, AstraZeneca in maniera maggiore, dei limiti che sono purtroppo legati a una complicanza che, sebbene rarissima, esiste nei soggetti giovani, prevalentemente del sesso femminile, che determina una trombosi con trombocitopenia. È chiaro che si tratta di complicanza, come ho già detto, raro, ma che è venuta via via crescendo quando si è utilizzato nelle persone più giovani. Il Regno Unito non l'ha utilizzato sotto i 30 anni fin da aprile, poi sotto i 40, quindi andando avanti con la riduzione dei casi di Covid, si è visto, ed è giusto che sia così, che il rischio di portarlo a zero. Quindi, se tu hai altri vaccini, che grazie a Dio oggi sono molto più disponibili, che non hanno questa complicanza, oggi che non vi è una necessità di prendersi un rischio inutile perché ci sono altri vaccini e con una circolazione del virus estremamente bassa, ecco che devi fare delle restrizioni. Restrizioni che valgono per AstraZeneca e valgono anche per Johnson & Johnson, anche se nel verbale del CTS questo sia, diciamo, chiarito con poche righe, però vale per, dovrebbe, anche se so che alcune regioni non lo stanno facendo, ma dovrebbe valere per entrambi i vaccini a vettore quindi anche il Johnson, per esempio. Io, un amico che ha una farmacia, stamattina stava iniettando il Johnson alle persone che si erano prenotate, perché le farmacie non hanno avuto comunicazione di cambiare questo vaccino. No, sono molto meno le, diciamo, le complicanze osservate, ma è pur vero che l'utilizzo è stato minore, no? Come quantitativo. Molto. Però direi che leggendo bene il parere del Comitato Tecnico Scientifico, io personalmente, se fossi uno dei medici vaccinatori, avendo a disposizione magari altri vaccini in soggetti sotto i 60 anni, non farei nessuno dei due, francamente, oltre a AstraZeneca. Il Comitato Tecnico Scientifico si era spaccato in due su questa vicenda, perché qualcuno diceva di proibire il Johnson & Johnson anche per gli under 60, come AstraZeneca. Beh, quindi ci sono delle perplessità su questo. Ma la domanda che ci viene naturale allora a questo punto è: abbiamo Pfizer e abbiamo Moderna. Siamo coperti con Pfizer e Moderna? Saremo coperti anche andando avanti? Senza ombra di dubbio, il numero di dosi che stanno arrivando è tale per poter coprire tutta la popolazione e anche per consentire lo switch con la seconda dose, per cui 900.000 italiani che già hanno fatto la prima dose di AstraZeneca e consentirne quindi lo switch con Moderna o con Pfizer. Ecco, questa storia di prima dose AstraZeneca, seconda dose con Moderna o con Pfizer. Proprio qui in studio, prima dell'inizio della trasmissione, abbiamo avuto una mezza rissa. Una zuffa. Perché una zuffa, ecco, diciamola così. Perché c'è chi diceva tra noi, no, molti hanno detto che non è la soluzione migliore, qualcuno ha detto no, la maggior parte ha detto che invece va bene, i tedeschi hanno già fatto sperimentazione. Qual è la verità? Lo chiediamo a lei. La verità è che non esistono dei trial clinici con numerosità ampia di persone che hanno fatto lo switch, ne esistono diversi,
Non c'è stato nessun problema, francamente solo in un trial nel Regno Unito ha mostrato alcune complicanze lievi, dolore nel sito di inserzione, di inoculo o febbre, ma insomma complicanze minori sicuramente è molto molto sicuro, non solo. I dati mostrano che vi è una risposta immunitaria anche maggiore rispetto a diciamo dello stesso vaccino. Ora Canada paesi lo stanno già facendo, attenzione, sarebbe qualcosa che sarebbe accaduto anche fra qualche mese, cioè quando fra qualche mese ognuno di noi verrà chiamato per la terza dose, perché è molto verosimile che dovremo fare una terza dose. Ora la tempistica la scopriremo in itinere, perché ad oggi conosciamo questi vaccini solamente da 9 mesi, perché sono nati 9 mesi fa e si è iniziati a usare 9 mesi fa. Sappiamo che danno una protezione, quanto durerà questa protezione? Un anno, forse qualcosina di più, questo lo vedremo, ma al termine dovremo fare un richiamo. Il richiamo sarebbe stato un altro vaccino. Cioè verosimilmente il tuo richiamo non sarebbe stato, non so, se hai fatto AstraZeneca o ti richiamo con AstraZeneca, ti faccio richiamo con AstraZeneca, magari è interessante già sapere che dove è stato provato il risultato è stato positivo, addirittura in alcuni casi anche migliore. Si tratta di una polemica, giustamente nasce da quello che lei ha detto poc'anzi, cioè da cattiva comunicazione. Noi ci troviamo a dare una cura, la cura è il vaccino, adesso la chiamiamo cura, io la dico in maniera molto semplice, è chiaro che è prevenzione, no? Della malattia, non è la cura, ma si tratta di avere un paziente che sono 59 milioni di italiani, e tu con i pazienti devi parlarci, tu da medico devi andare lì e spiegare che quello che stiamo facendo è dinamico, non è un qualcosa di statico, certo. È dinamico, così come è dinamico il virus, no? Che cambia la sua forma, escono le varianti, queste varianti che non eludono il vaccino identificate, ecco, così come è dinamico il virus, siamo dinamici noi con quella che è l'offerta sanitaria. Basta rendere chiaro questo, far capire che cambiano anche i rischi nel dare un vaccino, dei rischi che possono essere accettabili se hai un'incidenza di 250 casi ogni 100.000 abitanti, e non possono essere più accettati, vedi, nei giovani, se hai un'incidenza come quella attuale, certo, che è di pochissimi casi ogni 10.000 abitanti. Ma poi insomma adesso le cose bisogna dire la verità. Io leggo un messaggio che mi è arrivato, no? Una ragazza che io conosco, cioè una famiglia che conosco, ha una ragazza insomma giovane, fatto la seconda dose di AstraZeneca, e per esempio le gambe si sono riempite di piccolissimi ematomi, e adesso i genitori mi mandano questa cosa e mi dicono anche che il medico ha chiesto esami tipo virus Epstein-Barr, virus citomegalovirus, insomma una serie di esami tra cui vedo anche cose contro la trombosi e così via. Questa è una seconda dose, per esempio, di AstraZeneca per questa ragazza, mi scrivono. La prima dose non gli aveva fatto niente a questa ragazza, cioè andava tutto perfettamente. Con la seconda dose è strana questa cosa, perché mi sembrava di aver anche sentito dire che con la prima dose era più devastante in alcuni casi della seconda, no? Allora, la stragrande maggioranza delle complicanze, di quella specifica complicanza, che è una trombocitopenia legata al vaccino, si sono osservate prevalentemente con la prima dose, con un'incidenza che cresce col scendere dell'età e può arrivare in alcune serie anche a una ogni 55.000 persone che hanno ricevuto il vaccino. Questa è la peggiore delle ipotesi. Con la seconda dose è molto meno probabile, però accade, attenzione, non è zero il rischio, anche con la seconda dose è molto 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 inferiore, ma esiste, anche se stimato intorno a un caso ogni 600.000 all'incirca, capite che è sempre un caso. Quindi diciamo queste macchie sulla pelle, queste macchie rosse sono la testimonianza del fatto che c'è qualcosa a livello cardiocircolatorio che non va nella maniera giusta.
lo investigheranno chiaramente i medici, però sicuramente a secondo di quando ha fatto l'inoculo, è chiaro che se ha fatto l'inoculo entro le scorse 2 settimane, è chiaro che bisogna prestare particolare attenzione a questi sintomi che potrebbero essere i primi segni, non necessariamente lo sono, ma è meglio tenerli molto molto sotto attenzione. Ok, siccome sono passati una decina di giorni, allora diciamo che questa cosa va guardata. Mi sembra, vabbè, che ci sia stata chiarezza a riguardo, perché io ho sentito da molti scienziati dire andate dal vostro medico e se il medico ravvisa andate subito in ospedale a farvi vedere, perché intervenendo nel, correggimi se sbaglio Pierpaolo, intervenendo tempestivamente si evita poi quella complicanza senza ritorno. Io ti pregherei, perché la comunicazione è importante, come dicevamo, di chiarire a chi ci sta guardando, perché l'uomo della strada che impressione ha in queste fasi? Te lo dico perché ho sentito tanta gente, no, parlare. L'impressione è, ma la scienza, no, che molti vedono come qualcosa di infallibile. E allora io dico sempre, non da scienziato, ma purtroppo la scienza è fatta da esseri umani, nemmeno la scienza è infallibile. Dice, ma la scienza come fa a cambiare idea? Dice, l'AstraZeneca prima lo potevi fare, adesso addirittura raccomanda fortemente, non dice obbliga a non fare la seconda, però raccomanda fortemente. Allora, vogliamo spiegare che questo è compatibile col fatto che la scienza comunque non è una cosa, non esiste la perfezione. Cioè, quindi c'è bisogno di un esperimento, perché io credo che questo sia uno snodo importante, perché un po' di polemiche ci sono state in questi giorni. È esattamente così, Rettore, ma il punto è che, come dicevo prima, le cose devi spiegarle bene, come quando operi un paziente con un tumore, gli dici che gli togli il tumore, poi aspetti l'esame istologico, poi dovrà fare la chemio, poi dovrà magari cambiare chemio, e il principio è esattamente lo stesso. Esatto. Noi ci troviamo nemico che cambia, un nemico peraltro anche abbastanza difficile da comprendere, no? Perché vedete che c'è sempre da decifrare. Però se tu queste cose le spieghi in maniera chiara, senza quelle discussioni che spesso si vedono in TV, senza quello che dice A e quell'altro che dice B, e usi delle parole giuste, rispondendo sempre a quelle che sono le domande, è chiaro che la popolazione capisce di più. Tu devi sempre considerare che chi è davanti potrebbe essere tua madre, tua sorella. Sì, Larry, per quanto ne sa lei, queste varianti mi ha colpito, perché ho letto che qualcuno che aveva fatto la doppia dose di vaccino già da 20 giorni è stato però colpito ugualmente dal Covid. Ora io penso, mi dica se sbaglio, è chiaro che può essere stato colpito dal Covid, perché il Covid è rientrato dentro, però al limite non avrà avuto effetti devastanti, insomma, sulla sua persona. Quindi ha preso il virus, ma è sopravvissuto bene, ecco, diciamola così. Sì. Facciamo chiarezza. Allora, la stragrande maggioranza di coloro che sono stati ricoverati con la variante indiana, che in questo momento nel Regno Unito ha superato la classica variante inglese, no, che tutti noi conoscevamo, ha sicuramente questa variante una diffusibilità maggiore, ma la stragrande maggioranza di quelli che sono stati ricoverati non avevano fatto il vaccino. Ok. Un'altra quota è quello che ha fatto una sola dose di vaccino e poi una minoritaria parte avevano completato il ciclo vaccinale. Ora, il fatto che tu possa prenderti il virus anche se hai completato il ciclo vaccinale è una possibilità, innanzitutto perché non tutti rispondiamo alla stessa maniera, andrà visto se questi pochissimi pazienti avevano un'alterazione per la quale la loro risposta non era stata adeguata, bisogna vedere quando hanno fatto il vaccino, ecco perché forse serve anche una terza dose, non sappiamo ancora quando, ma magari si scoprirà che erano scemati gli anticorpi, la difesa che loro avevano, al punto tale che se l'erano ripreso. Quindi aspettiamo l'analisi dei dati. Una cosa però è certa, la grande maggioranza di coloro che si sono ammalati in forma severa non avevano fatto il vaccino o avevano fatto una singola dose. Morale e insegnamento che deriva da questo. Dobbiamo correre e continuare a fare i richiami delle seconde dosi e concludere la campagna vaccinale. Tra l'altro, volevo dire che tra l'altro è notizia di questo pomeriggio, che certamente ti sarà arrivata,
che l'Inghilterra ha esteso le restrizioni fino al 19 luglio, proprio perché preoccupa questa variante. Loro devono competere. Dovevano aprire il 21 giugno, invece sì, arriveranno quasi a settembre, pare. 19 luglio, oggi. Intanto 19 luglio. Loro devono completare, per questo che proprio le loro restrizioni, e hanno fatto un ottimissimo, un ottimo lavoro, direi veramente un lavoro eccezionale nel fare una singola dose e quindi bloccare quella che era la seconda e terza ondata nel mese di gennaio, febbraio e marzo, e adesso fanno i conti con una variante, completando le seconde dosi vedrete che torneranno, tornerà la situazione tutta sotto controllo. Beh, però c'è una situazione anche qui, professore, una situazione particolare, perché qualcuno sostiene che troppa gente che ha fatto la prima dose dicembre, gennaio, febbraio, oggi è troppo in ritardo per fare questa seconda dose, perché sono abbondantemente passati il massimo, insomma, i 3 mesi. Quindi che cosa ci dice la scienza in questo? Perché ovviamente loro sono usciti fuori dal protocollo e hanno fatto bene a uscire fuori dal protocollo perché hanno messo in sicurezza la popolazione. La scienza ancora deve chiarirci quanto dura l'immunità e soprattutto se la durata dell'immunità è similare fra tutti i vaccini che sono stati utilizzati. Una cosa è certa, e questo lo insegna l'esperienza inglese, verosimilmente serve un richiamo e probabilmente avremo dei richiami nei prossimi mesi che andranno a coprire le varianti peggiori che nel frattempo. Però Sileri, una spiegazione chiara su questo, perché io sinceramente non ho capito. Ho fatto 2 dosi di vaccino, mi serve una terza dose. Scusi, la terza dose mi serve per andare avanti per altri 12 mesi, per andare avanti per altri 24 o per andare avanti per tutta la vita? Qual è l'ipotesi che la scienza si è fatta? L'ipotesi è che ogni anno verosimilmente dovremo fare un richiamo, così come facciamo con i virus influenzali. Quindi ogni anno dovremmo fare una sola dose? È possibile che così debba essere. La verità è che non lo sappiamo. La verità è che non lo scienziato. Cioè, se io ho i corpi alcune settimane fa e li ho ancora molto alti. Però prima erano scesi, poi sono risaliti. Quindi ho incontrato il virus e mi sono fatto un richiamo naturale senza sapere. Certo. È lo stesso principio, però ci sono delle persone che hanno fatto la malattia e dopo 3-4 mesi non avevano più gli anticorpi. Però Sileri, lei ha detto una cosa molto interessante, perché non ha detto una cosa, voglio dire, peregrina. Cioè, i suoi anticorpi erano calati, come d'altronde nel mio organismo. Scusi, io sono uno di quei bambini vaccinato per la polio, ma non ho gli anticorpi per la polio. Però immagino che se entro in contatto con il virus della polio, i miei anticorpi si risvilupperanno, perché ci sono le famose cellule di memoria. Lei ha avuto a un certo punto gli anticorpi che sono calati, poi sono risaliti. Non si può escludere che lei sia rientrato in contatto casualmente con il virus, che chiaramente non le ha fatto nulla, ma il suo organismo... Esatto, potrei essere entrato in contatto con il virus e ho fatto un richiamo naturale. Però attenzione, la risposta immunitaria della malattia non è standard in ognuno di noi. La vaccinazione consente invece una standardizzazione e una risposta immunitaria molto più pulita, molto meno non gravata da eccessi, diciamo molto più perfetta, se così vogliamo dire. Ecco perché dobbiamo aspettare i dati dei primi vaccinati per capire cosa accade, perché ripeto, come giustamente lei ha detto, oltre all'immunità legata agli anticorpi c'è poi un'immunità di memoria, ma non sappiamo questa immunità di memoria quanto può durare, né possiamo prenderci dei rischi, soprattutto nei più fragili. Però la cosa interessante, poi la lascio perché so che lei doveva andare via, l'abbiamo già rubato 10 minuti in più, perché poi parlare con lei è una cosa... No, parlare con lei si capiscono tante cose, quindi diventa divertente parlare con lei. Vabbè, mi dispiace. Però dico una cosa anche interessante che io ho capito stasera, è che esiste la possibilità di fare un richiamo ogni anno, uno solo. Questo sarebbe già un grande vantaggio. Vabbè, però fosse così sarebbe un grande vantaggio. Magari non ci sarà nemmeno bisogno. Cioè, è probabile, adesso, ma non c'è certezza, non se ho capito bene. Però... No, io ascolto quello che dicono gli scienziati. No, è giusto, però voglio dire. Va bene.
Sì, Larry, la ringraziamo per essere stato con noi anche stasera e togliamo il disturbo perché sappiamo che lei fa il babysitter la sera. Sì, esatto. Grazie della fiducia che avete avuto nei miei confronti in questo anno e vi ringrazio dell'appuntamento che abbiamo avuto ogni giovedì. Ho avuto tantissimi feedback da questo e tantissime persone che si sintonizzavano diciamo sulla vostra radio proprio per ascoltare, e ringrazio anche tutti coloro che ascoltando hanno avuto fiducia nelle mie parole, ma grazie a voi per il servizio pubblico che avete dato in quest'anno drammatico. Le persone hanno trovato risposte a delle domande che a volte possono sembrare banali, ma banali non sono mai. Quando un paziente chiede, qualunque domanda esso fa non è mai banale, e voi siete riusciti ad arrivare a queste persone in maniera molto, molto semplice, diretta ed efficace. Grazie a voi. Grazie Sileri, grazie per le sue parole. Buona serata. Grazie. Poi. Buona serata. Bene, a questo punto direi, direttore, lei è stato anche, vede, così. Vabbè, non voglio dire nulla. No, pensavo che fosse quasi arrivato alla fine del suo lavoro, invece queste le parole di Sileri... L'hanno salvato. L'hanno salvato perché stavo proprio... Perfetto. Vabbè, no, sto scherzando. Bene, noi andiamo in pubblicità e ci rivediamo tra poco. Ci rivediamo con l'onorevole Antonio Tajani. Parleremo di politica al tempo del Covid o del post-Covid. A dopo.